Switchbot, seguimi. Ed eccoci qua ragazzi, telecamera Switchbot Pan Tilt Cam, una telecamera a 360 gradi che ci permette di andare a monitorare il nostro ambiente con un sacco di belle impostazioni. Devo dire che il nostro amico Switchbot tutte le volte riesce a sorprenderci anche con un sacco di novità proprio legate alle nostre cam, perché proprio Switchbot loro vogliono fare sempre qualcosetta in più rispetto agli altri e devo dire che ci stanno riuscendo. Prima di tutto questa telecamera, come l'altra telecamera che sono andato a spoilerare nel video precedente, di cui vi lascio il link qua in descrizione, si integra immediatamente in Alberta. E sì, perché poi potete avere direttamente live streaming in modo facilissimo con l'app nativa di Switchbot direttamente sul nostro Echo Show 5, 8, 11, 15, tutti quelli Echo Show che avete a disposizione. Andiamo a vedere ora le principali caratteristiche di questa telecamera. Bene, procediamo ora con il nostro unboxing, però prima vi siete iscritti al canale, avete messo mi piace e poi ricordatevi anche di lasciare un commento. Vi lascio giusto qualche secondo per poter andare a fare questa operazione, nel frattempo io mando la sigla. Ed eccoci qua tornati sul canale Pensiero d'Architetto, procediamo con l'unboxing della nostra telecamera. Bene, prendiamo il cutter di Pensiero d'Architetto e andiamo a vedere che cosa contiene la nostra telecamera. Perfetto. Vediamo già la nostra telecamera che è già bella carina e devo dire che me la immaginavo più grande, ma per fortuna ha dimensioni molto contenute. Ora andiamo a spacchettarla e andiamo a metterla qua sul nostro piano di lavoro e anche tutto quello che ci serve per installare la nostra telecamera e precisamente la nostra presa da muro con l'adattatore USB, un cavo veramente lungo, bravi Switchbot che mettete i cavi lunghi nelle confezioni, il pezzettino per resettare la telecamera, il supporto da muro, lo stampino per poter andare a mettere i nostri tasselli, i tasselli e poi anche l'adattatore internazionale. Questo ragazzi è per appunto il contenuto della nostra telecamera Switchbot. Ora andiamo a vedere nel dettaglio la nostra telecamera che cosa ci propone. Diciamo che una prima spoilerata la vediamo già dalla nostra confezione. Switchbot ci dà un elenco di automazioni da fare con gli altri prodotti Switchbot. Io ad esempio ho il sensore, ho anche già l'Hub Mini e editino magico, quello che ho utilizzato per domotizzare il gabinetto. Mi raccomando, se vi siete persi quel video andate a guardarlo perché sono stato il primo in assoluto su YouTube a domotizzare il gabinetto. Qua vi fa già vedere tutta una serie di interazioni tra i vari dispositivi Switchbot. In particolare vediamo che Pan Tilt, cioè gira su due assi a 360 gradi, ha la possibilità di avere il privacy mode, il motion tracking, il waypoints patrol, il night vision e il live view. Poi se giriamo dall'altra parte andiamo a vedere le altre caratteristiche, sono esattamente 1080p, il motion detection, il two-way audio, cioè l'audio in mono o bidirezionale, la possibilità di salvare il tutto sul cloud oppure in locale su una micro SD, il voice control e lo switch boot ecosystem. Poi andremo a vedere insieme come andare a personalizzare esattamente questi comandi. È compatibile con Alberta e Google Assistant, il nostro amico Ugo. E andiamo a vedere nel dettaglio come funziona proprio questa telecamera. Bene, allora ragazzi, andiamo avanti e andiamo a configurare la nostra telecamera. Andiamo a togliere la protezione che c'è davanti all'obiettivo. Ok. Andiamo a collegare l'alimentazione USB direttamente qua nel pertugio. Qua dietro c'è la cassa della telecamera e credo che abbia anche il microfono perché non vedo altri puntini. Vedete che adesso la telecamera presenta praticamente un LED rosso. Vuol dire che è in fase di attesa.
Ora andiamo sulla nostra applicazione di SwitchBot ed eccoci qua praticamente sulla nostra app di SwitchBot. Qua vedete che io già ho diversi sensori, lo sciacquone, porta principale e quant'altro. Per andare a installare il tutto andiamo qua sul più, andiamo a dire che vogliamo installare la Pantilt 2K. Ora andiamo a inserire la nostra password del wifi, ok, ed adesso ci presenta questo QR code. Cosa prendiamo? Basta prendere la telecamera, far leggere il QR code alla telecamera, facendo attenzione che abbia il LED lampeggiante. La telecamera ha emesso questo segnale, di conseguenza è stata configurata. Ora seguirà tutto un momento di configurazione interna della telecamera, dove andrà a collegarsi direttamente al nostro wifi. Vedrete che passerà il LED da rosso a verde lampeggiante e poi verde fisso. Ora la telecamera si mette a girare su se stessa come una pazza e andiamo a cambiargli il nome. Come la chiamiamo? La possiamo chiamare architetto. Ok, usiamo, perfetto. Ed ora la telecamera è già operativa. Infatti mi vedete qua, bello bello. Ciao ragazzi, ora andiamo a vedere come configurare la SwitchBot Pantilt 360 in modo da inserirla direttamente in Home Assistant tramite l'app Tuya. Andiamo sul nostro cellulare, avviamo l'app di Tuya. Eccoci qua. Andiamo a schiacciare sul più, aggiungi dispositivo. Facciamo fotocamera. Telecamera Wi-Fi. La telecamera lampeggia. Vi ricordo che se voi avete già configurato la telecamera con l'app di SwitchBot dovete cancellarla e poi resettarla con l'apposito pulsante che trovate qua dietro. Prendiamo la telecamera, facciamo avanti, mettiamo le nostre credenziali del wifi, facciamo inquadrare il QR code. Avete sentito il suono? Vuol dire che la telecamera ha messo il suono, andiamo avanti e avanti con la configurazione. Eccola, Pantilt Cam è stata inserita. Ora andiamo a cambiargli il nome. La chiamiamo Cam 360. Diamo fine ed ecco qua la nostra telecamera. Eccoci qua che siamo appena in questo momento siamo inquadrati direttamente dalla telecamera. Che brutto, ma che brutto. Di qua posso girare l'immagine. Eccomi qua. Ritorniamo all'immagine precedente. E poi c'è tutta una serie di configurazioni che possiamo andare a fare cliccando il pulsante delle mostrine. Qua abbiamo il playback, il gallery, il privacy mode, che è bellissimo. Quando fai il privacy mode, guardate cosa fa. Adesso lo tolgo. E la telecamera, cliccando su questo link qua, torna di nuovo attiva. Ed eccomi qua di nuovo in bello bello, qua, con il mio faccione. Di qua si può andare a togliere o mettere la modalità notturna in automatico oppure in off on. Il motion tracking, che va veramente bene perché se ci segue dove noi ci spostiamo praticamente, vedete? Track, ecco. Adesso stiamo qua che siamo più belli. E il motion detection per farci seguire e definire se è una figura umana quella che sta rilevando oppure no. Qua abbiamo tutta la serie. Dove stai andando? Dove stai andando che vai a spoilerare troppe cose? Sono qua? Cucù. Eccomi qua. Allora, di qua arrivano tutti i messaggi del motion detection. Ecco, adesso andiamo a toglierlo. Torniamo qua sulla nostra direzione e lo facciamo spostare verso il sottoscritto. Ora, avendo tolto il motion detection e motion tracking, lei, vedete che se mi sposto non succede più nulla. Allora, tornando a noi, qua ci sono tutti i vari messaggi con le foto che mi ha fatto, la direzione, che sposto a destra manca. Qua potete andarvi a creare voi
delle inquadrature personalizzate. Uno, confermiamo, se poi dopo ne mettiamo un'altra fatta così. Due, confermiamo. Cosa si può andare a fare? Si può andare a fare poi un secondo momento delle scene dove praticamente possiamo richiamare queste posizioni qua. Di qua avete l'attivazione del cloud con un sacco di, come dire, dei servizi aggiuntivi. Qua abbiamo di nuovo il nostro comando di controllo. Da qua potete fare le fotografie, parlare con la telecamera, adesso chiudiamo subito, e avviare un video, una registrazione di un video. Tutto verrà poi salvato nella vostra gallery di SwitchBot. Di qua possiamo andare a selezionare HD USD, lasciamo HD, e sui tre pallini in alto abbiamo l'infodispositivo con tutti gli indirizzi, Mac e tutto quanto, la scena istantanea dove possiamo andare a creare delle scene, il collegamento e la compatibilità con Amazon Echo e Google Home, che va veramente bene, perché devo dire che è una delle poche telecamere che trasmettono live istantaneamente su Echo Show 8, 5, l'Echo Show che avete, o 15, quello che avete voi. Qua potete dare la dormienza, senti funzionalità base, indicatore di stato, capovolgere lo schermo se dobbiamo capovolgere l'immagine, se dobbiamo metterla installata al contrario, il tempo di filigrana, modalità audio, che può essere selezionato a senso unico o a doppio senso. Di qua si può fare la calibrazione della fotocamera. Funzionalità notturna che abbiamo visto già prima, la visione notturna, infrarossi, i vari suoni, qua c'è il volume del dispositivo, impostazione dell'avviso di rilevamento, quello che abbiamo visto prima, rilevazione del movimento, monitoraggio del movimento e la programmazione che possiamo dirgli, possiamo aggiungere una programmazione dove dirgli attiva il movimento dalla talora alla talora. Magari noi ci interessa di far rilevare il movimento solo nelle ore notturne, allora faremo magari dalle 22 alle 6 del mattino. Le notifiche offline, una serie di tutti aiuti come domande frequenti, feedback, condivisione dei dispositivi con i familiari e quant'altro, e aggiornamento del dispositivo con il relativo firmware. Qua vado a abilitare, così si aggiornerà in automatico. Questa telecamera, e qui c'è la sua sorella gemella, si può fare una scena dove io che arrivo a casa ho il telefonino geolocalizzato su Home Assistant, quando questo rileva che il telefonino del sottoscritto è in casa, in automatico può far passare la telecamera in modalità privacy. E quando me ne vado si può attivare la scena dove si va a disattivare la modalità privacy della telecamera e si attivano così tutte le varie procedure. Altre scene importanti che possono anche essere carine da realizzare sono ad esempio quelle legate al sensore di porta SwitchBot, che ricordiamoci è in grado di rilevare anche se tu stai entrando o se tu stai uscendo, in più anche le luminosità. Infatti il sensore della porta SwitchBot, trovate il video sul mio canale, ha un sacco di sensori in più rispetto al classico sensore a porta classico, come ad esempio ho recensito quello dei Sonoff. Grazie a questo riusciamo a fare un sacco di belle scene e interazioni con la nostra abitazione. Ora, avendo inserito la cam qua, proprio qua nel su Tuya, vedete che è arrivata. Di qua possiamo entrare di nuovo nella nostra nostro pannello di controllo di Tuya, eccomi di nuovo qua, oppure andare a curiosare le funzionalità più usate, motion alert, e poi man mano che utilizzerete vedete che verranno implementate queste altre funzionalità. Bene, ora che ho tutto riportato qua sul mio cellulare, basta andare su Home Assistant, eccoci qua, lanciamo Home Assistant, andiamo in dispositivi, vedendo impostazioni, dispositivi e servizi, senza andare a fare local Tuya che è un po' più lungo, andiamo su Tuya Cloud. Ha già rilevato credo il dispositivo perché mi ricordo che ne avevo 7, ma facciamo comunque un ricarica che non va mai male. Ok, clicchiamo sugli altri dispositivi e guarda qua, cam 360 è dei nostri. Qua trovate già la possibilità di scaricare la diagnostica, il sensore, dove io vado a attivare, a fare tutte le mie varie
configurazioni, quali sono le correlazioni di questo sensore, e di qua abbiamo già tutti i comandi a disposizione, o meglio, il flip, cioè il fatto di invertire l'immagine, l'indicazione del light, l'indicatore del LED, ok, il motion alarm, bassa sensibilità, possiamo scegliere sensibilità media, alta sensibilità, con tutte le varie altre privacy mode. Guardiamo subito se funziona. Ora clicco privacy mode, lei istantaneamente va in privacy. Ora torno alla situazione preesistenza, il video record, il volume, e questi qua sono tutti i miei bei comandini. Ora aggiungo alla plancia delle telecamere cam, ok, avanti, e andiamo a vedere se riproduce, ed è proprio lei. Aggiungi la plancia, andiamo a vedere ora la panoramica, andiamo sulla pagina delle telecamere, che è qua così, ha agganciato la rete e vedete che è molto fluida. Sì, eccoci qua, la nostra telecamera Pan Tilt 360 della SwitchBot è stata integrata correttamente in Home Assistant. Vedete che è tutto fluido e funziona tutto. Ora possiamo farci la nostra card speciale. Andiamo in impostazioni. Devo dire che SwitchBot con queste cam sta veramente superando marche che costano due volte tanto e non hanno le stesse funzioni gratuite che ti offre SwitchBot. Poi tra l'altro l'interazione, come dicevo prima, con Alexa è veramente immediata, hai dei live veramente facili che partono immediatamente senza nessun problema. Allora, eccoci qua, piace l'architetto, torniamo su Cam 360 e io direi di aggiungere tutto questo alla plancia. Sempre, vabbè, rimettiamolo di nuovo in cam così abbiamo tutto lì. Sì, aggiungi la plancia, ok. Salvataggio riuscito. In più avete anche il registro degli eventi. E ora torniamo sulla nostra panoramica. Andiamo dalle nostre cam, che è qua. Andiamo al fondo. Praticamente di qua abbiamo la possibilità di andare... Ok, è partita l'altra telecamera. Tra l'altro io ho le Z-Wiz che vanno tra l'altro benissimo perché li sto testando da diversi anni anche sull'esterno, non ho mai avuto nessun problema. Diciamo che su Home Assistant non mi fanno impazzire, va molto meglio la SwitchCam, sia questa qua che l'altra versione, quella che abbiamo già visto, la Indoor Cam, che è solo da interni, ma anche questa qua è solo da interni. Spero che prossimamente SwitchBot ci tiri fuori la versione da esterno, perché manca proprio a questa serie di prodotti, e in quel modo lì potrebbe essere poi veramente competitivi. Se poi esce fuori anche una versione a batteria, ragazzi, non c'è più storia per nessuno. Grande SwitchBot. Di qua vedete che posso andare a personalizzare un po' di cose. Se ve la metto qua vicino, posso togliere il LED, non so se si è visto. Posso decidere anche di invertire l'immagine. In questo momento non si è ancora attivata, però è questione di un attimo. Se noi facciamo flip dovrebbe invertire l'immagine della nostra cam. Eccoci qua, avete visto che la mia immagine è capovolta al contrario, perché sono andato a comandarla da Home Assistant nel passaggio precedente. SwitchBot, complimenti per questo prodotto. Mi raccomando, ti aspetto con la prossima uscita della telecamera da esterni, magari con la versione anche a batteria. Beh, c'è ancora una cosa da aggiungere. SwitchBot, ti sei iscritto al canale? Hai messo mi piace al video? Mi raccomando, fatelo anche voi e lasciate un commento su cosa ne pensate dei prodotti SwitchBot. Mi raccomando, ricordate di acquistare col link del sottoscritto per avere un buono sconto ulteriore e anche aiutare un pochettino la crescita del canale di Pensiero Architetto. Ciao domotici, al prossimo video! Ciao!